Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e da G. Siamo qui ritornati su Clash Royale con ben due obiettivi. Il primo, che di sicuro ci porteremo a casa, ovvero il potenziamento di due carte a livello Elite. Il secondo, che non è così scontato, è quello di raggiungere gli 8000 trofei. Come vedete ci mancano 58 coppe, quindi possibilmente due vittorie di fila, ma chissà se ci riusciremo. Prima di continuare con il video, però, ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato in fondo allo shop di Clash Royale. Ogni settimana il codice scade, quindi poi lo dovete reinserire. Grazie però di cuore a chi lo farà, anche tutti gli altri giochi Supercell. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e lasciate un bel mi piace per supportare il video. Le due carte in questione che voglio potenziare e quindi maxare sono la Fireball, che è di sicuro uno degli incantesimi che utilizzo di più su Clash Royale, e la Fenice, ragazzi, la signorina Fenice, che comunque il suo sporco lavoro lo fa sempre. Ora, io lo so ragazzi, lo so che la pirotecnica e il gigante Royale quasi sicuramente saranno nerfati con l'aggiornamento di agosto, col bilanciamento di agosto, e quindi quasi sicuramente questo deck potrei non poterlo più utilizzare. Ma comunque Fenice e Fireball, insomma, vengono utilizzate in tantissimi altri deck, in tantissime altre situazioni, e quindi sono due carte molto versatili. Di conseguenza me la sono sentita così, le ho potenziate, anche perché tanto gigante royale e pirotecnica ce l'ho già al 15. Ovviamente in questo deck non abbiamo l'arciere pirotecnico voluto, ho preferito ovviamente avere l'evoluzione del gigante royale, che è la win condition. Sì, in realtà si potrebbe anche pensare di fare la pirotecnica evoluta, ma mo vediamo quello che succede. Insomma, per ora mi trovo molto 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 bene così. Allora, tra l'altro stavo per fare la stessa identica cosa sua. Non so se le guardie ci arrivano. A destra sicuramente sì, a sinistra anche. Mamma mia, regà, che carta le guardie. Che carta le guardie, veramente. No, 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 non ti girare la... No, pirotecnica. Vabbè, li avrebbe lisciati in realtà, eh. Io vado di gigante royale qui, pirotecnica qui per farle attivare la torre centrale. Perfetto, non ci arrivano le hit. Lui lì ha giocato la torre inferno sul gigante royale, quindi abbiamo utilizzato tutte e due un bel po' di elisir. Questa potrebbe essere stata una buona mossa. No, dai, c'è arrivato, non ci credo. Uno spaccamuro c'è arrivato. Abbiamo dei deck non proprio così simili, però neanche così diversi, eh. Neanche così diversi. Va bene, allora vediamo un po'. Vabbè, no, anche perché la scarica ovviamente non li va a one shottare. Lui c'ha praticamente quasi tutte le carte al 15, eh. E tanto che stavo dicendo potenzio la Fireball, così magari carte come il moschettiere e le altre così le vado a distruggere. No, 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 perché dovevo fare una cosa del genere? Facciamo piuttosto così. Facciamo piuttosto così. Facciamo piuttosto così. E va bene, quel fantasma ce lo prendiamo. La fuorilegge ovviamente non me la voglio prendere, ovviamente. Perfetto. Spero che adesso le due pirotecniche... No, le guardie. Hanno fatto in tempo le guardie. Perfetto. Quella pirotecnica ha aiutato il mini pecca, che tanto non arriva a torre. Io ho l'evoluzione del signor gigante royale. Però ovviamente, regà, lui c'ha la torre inferno. Lui c'ha la torre inferno. Vado di nuovo di spaccamuro, va. Vediamo un po'. Va bene, lui va di tronco. Sapete che c'è? Ah, io faccio una cosa di questo tipo. Va bene. Qua c'è... No, qua ci prendiamo una marea di hit. Qua ci... Ho provato a fare una cosa un po' esotica, regà, ma non è servita praticamente a nulla. Non è servita praticamente a niente. Io però ci ho provato, ragazzi. Cioè, nel senso... Dai, dai, no, regà! Se rinasceva la Fenice era interessante, eh? Fosse rinata la Fenice, la situazione si poteva fare abbastanza interessante. Il problema è che poi lui giustamente c'ha la doppia struttura, non ce n'ha una sola, non c'ha solo la torre inferno. Peccato ragazzi, peccato, sarebbe stato troppo bello fare subito due vittorie così una dietro l'altra. Peccato, vabbè, ovviamente altro avversario con le carte al 15 che ci ha messo particolarmente in difficoltà. Stato bravo, è stato bravo, c'è poco da dire. Noi abbiamo sofferto molto quegli spaccamuro, soprattutto all'inizio, che non sapevo come andare a ciclare il deck. Però va bene, va bene, va bene, va bene. Il problema, raga, è che non ho saputo, o meglio, non ho potuto sfruttare al meglio la Fireball, perché attualmente vorrei sfruttare soprattutto la Fireball. Oltre alla Fenice al 15, vorrei poter sfruttare per bene anche la Fireball, tipo con un moschettiere al 14 contro, Stack Sauce, che ne dici?
Vorrei beccare anche delle torri al 14 contro per vedere l'uovo della Fenice se resiste. Perché mi sa che l'uovo della Fenice di livello superiore resiste alle torri inferiori. O no? Non lo so. Penso di sì però, eh. Il bro non difende? Che cosa... Che cosa sta succedendo? Non ho capito. Non sto capendo. Il bro ce l'ha lasciata vincere. Cioè, non mi succedeva da 2 anni probabilmente, una cosa del genere. Ok. Ah, o è crashato o me la sta effettivamente lasciando vincere. Ok. A noi va bene così, ovviamente. E va bene, perfetto. Ovviamente abbiamo fatto 3 corone. Chi l'avrebbe mai detto? E va bene, ce l'ha lasciata così, quindi partita totalmente inutile. Sarebbe stato buono per il pass, però raga, ovviamente l'ho completato, non ci sono neanche più i premi extra, quindi ci facciamo ben poco. Qui però ci andiamo a riscattare tutto quanto, abbiamo fatto le cose giornaliere, nonché anche quelle settimanali, quindi non male ragazzi, non male. Qua ci andiamo anche ad aprire magari uno di questi, di queste chest. Carino, va bene, a posto. No, quelle di questa stagione sono molto carine, eh. Gli standardi e le cose di questa stagione sono molto carini. Vabbè, una partita dove posso sfruttare le mie carte al 15. Niente, un'altra torre al 15. Sta Fenice contro una torre al 14, non la riuscirò mai a provare. Rimarrò con questo dubbio finché non mi scriverete voi nei commenti se effettivamente il mio ragionamento di prima filava oppure no. Ok. Apparentemente mi sarebbe stato molto più utile maxare il mini pecca in tutti questi deck che ci stiamo beccando contro. No, in realtà lo lascerò andare. Sicuramente sarei voluto anche quello, eh. Sicuramente sarei voluto anche quello lì. Andiamo a fare una cosa del genere. Oh mio Dio. Vabbè, io ho anche le guardie volendo. Non è che mi crei troppi problemi il domatore, perché ho sia le guardie che il mini pecca. Certo, 2 carte che vanno giocate perfettamente, perché sennò il domatore rischia di fare sempre le 2 hit. Però bene o male non ci lamentiamo. Vediamo se qui è bravo a farci attivatore centrale. No, preferisce non farlo. Lui in leggerissimo vantaggio. Non so chi abbia più elisir tra me e lui. Però io riparto con una Fenice un po' timida da dietro. Ok. Lui va di terremoto addirittura. Così, giusto per usare l'elisir. E io, vabbè, vado di gigante royale a questo punto. Va bene. Va bene. Se la Fenice virasse sulla pirotecnica sarebbe tipo un sogno. Sarebbe stato tipo un sogno pazzesco, ma va bene uguale. Allora, facciamogli attivare la torre centrale a sta pirotecnica qua. Vabbè, il domatore non dovrebbe arrivare a torre. Con le guardie e la hit del mini pecca. E lì vado di spaccamuro. Ok, ci sta questa situazione qui. Con la fireball dovrei one shottarlo, ovviamente, l'arciere pirotecnico. Anche se al 15. Sapete che non lo so se la fireball al 14... one shotta la pirotecnica al 15 evoluta? Altro ragionamento da fare, che magari mi direte voi sotto nei commenti. Allora, minatore colossale. Palese. Ok. Addirittura va di terremoto. Interessante. Ovviamente io qui adesso andrò di fireball. Cioè no, scusate, di scarichetta. In realtà posso giocare anche questo. Ma io vado abbastanza aggressivo, raga, cioè... Me la sento abbastanza aggressive la situazione. Non si salva purtroppo l'uovo di Fenice. No! No, raga! Peccato. Vabbè, ha giocato pure il terremoto. Ok. Vediamo se gioca il domatore. Non lo ha giocato. Io lì gioco più che altro la Fenice e vado di spaccamuro. Vediamo un po'. Ok, di sicuro l'abbiamo messo in difficoltà, raga. Cioè, questo è poco, ma è sicuro. Raga, quella, sapete, non so. Non mi fido a hitarla di fireball su quell'altra torre. Faccio direttamente così. E ce la portiamo a casa, signori.
Qui la Fireball è stata fondamentale. Qui la Fireball è stata sicuramente fondamentale, ma alla fine anche la Fenice la sua l'ha detta, eh. Con quelle beccate al 15 non è per niente male. Vediamo a quante coppe arriviamo. Oddio, 33 trofei, è impossibile farli con una partita. Ma noi ci proviamo. Noi ci proviamo. 33 trofei, se becchiamo qualcuno molto più alto di noi, no. Quindi non ce la possiamo fare, però va bene, magari in un prossimo episodio. Puntiamo in un prossimo episodio, sempre se dovessimo riuscire a vincere, perché qua non è mica detto. Non è mica detto, ragazzi, eh. Però qui abbiamo la torre al 14. Le frecce ovviamente one-shottano gli spaccamura, anche se al 15. L'ariete da battaglia non arriva a torre. Ok, non facciamo scherzi. Perfetto. Va bene. Io qui sto pensando già a una ripartenza con il gigante Royal da dietro. Valchiria per lui. Io la difendo semplicemente con una Fenice. Vabbè, ho capito. Cioè, ma quel mini pecca da dove è uscito? Grazie, lag. Grazie mille. Due hit dal mini pecca che erano evitabilissime. Che poi io sto attaccato col cavo Ethernet e neanche con il wifi. Quindi la mia connessione dovrebbe essere stabilissima. Dovrebbe essere stabilissima. Vediamo che succede all'uovo. Vabbè, no, adesso rinasce perché non lo hitta proprio nessuno. Mamma mia, raga, la Fenice rimane devastante. Cioè, la Fenice la puoi nerfare quanto ti pare, ma rimane comunque una carta incredibile, perché proprio per la sua dinamica, per la sua funzione, rimane devastante. Cioè, quello è la forza della Fenice. Ora lui qui è costretto a difendere quegli spaccamoro nuovamente con le frecce, quindi vado... E invece usa la Valchiria, che ci sta. Assolutamente. Fa anche di domatore, giustamente. Vabbè, ci può stare. Ci può stare. Noi qui abbiamo una buona ripartenza, che però non posso supportare con il... lo sapevo, ovviamente. Non posso supportare con il gigante Royal. Ecco, qui la scarica... Allora, se avessi avuto la scarica al 15, qui avevo fatto tipo la giocata della vita. Mamma mia, sta Fenice come si è mangiato tutto e tutti. Perfetto. E... adesso possiamo fare la ripartenza bella cattiva. Vabbè, qui con la doppia torre è grazie al cavolo che si sono uccisi l'uovo della Valchiria. Lì abbiamo ovviamente il mini pecca. Là dovrebbero bastare le guardie, no? Perché lui gioca le frecce. Però c'ho anche la torre centrale, raga, che dà una mano. Quindi posso tranquillamente aspettare. Qui vado di mini pecca. Molto aggressivo. Ma difendo l'uovo della Fenice un cavolo. Difendo l'uovo della Fenice un cavolo. Va bene. Fireball forse un po' sprecata. In realtà no, eh. In realtà no. Eh sì, no, in realtà sprecatissima. Mi dispiace dirlo, ma sprecatissima. Pirotecnica al 15 contro pirotecnica al 14, ma evoluta. Lì vediamo se la Fenice... No, la Fenice non resiste, raga. La Fenice neanche se al 15 resiste. Raga, dovevo potenziare la scarica, perché alla fine della fiera la scarica avrebbe fatto di più la differenza al 15. Però va bene anche così, va bene così. Magari sarà la prossima carta, magari no, non lo so. Staremo a vedere un attimino. Detto questo, raga, tanta roba. Tanta roba, anche perché adesso siamo veramente ad un passo dalle 8000 coppe. Ribadisco, Ari, faremo un altro episodio prossimamente. Anche perché tanto se rigioco adesso... Ce la perdiamo. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Clash Royale, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora è fatto, lasciandomi il mi piace. Fatemi sapere nei commenti quale carta dovrei potenziare nel prossimo episodio. Per me è tutto, ci troviamo appunto domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!